Ciao a tutti ragazzi, questo video, premetto che questo video non c'entra nulla con ciò che ho pubblicato fino adesso, appunto tutto ciò che riguardava pesci, discus e quant'altro, niente, questo video non c'entra nulla. Volevo solo condividere con voi una mia esperienza, diciamo una mia esperienza che potrebbe aiutare quanti di voi è costretto a lavorare o a tenere la mascherina per molte ore al giorno e dovendo portare per forza gli occhiali da vista. Il problema di questi due, diciamo, accessori è che portando la mascherina ed avendo gli occhiali si appannano i vetri degli occhiali. Dato una delle mie tante passioni, appunto la subacquea, ho abbinato diciamo l'esperienza subacquea con l'attualità. Perché? Come fare a non far appannare i vetri degli occhiali portando la mascherina, cosa che molti di voi non riescono a combaciare occhiali e mascherina. Ai tempi, diciamo, i subacquei ben sanno che le maschere subacquee tendono ad appannare il vetro. Per evitare questo, cosa si fa? Quando le maschere erano in gomma, bastava solo sputarci dentro e con il dito pulire i vetri e si vedeva benissimo. Con l'arrivo del silicone invece lo sputo non serve più, non è più sufficiente, quindi le maschere in silicone non serve più sputarci dentro, non si appannano ugualmente. E che cosa è stato inventato? L'antifog. Questo qua è uno spray che si usa appunto per far sì che le maschere subacquee in silicone non si appannino. E niente, ragionandoci sopra, mi è balzato in mente, diciamo, proviamo a spruzzare questo liquido antiappannamento anche sugli occhiali portando la mascherina. E infatti stamattina ho fatto la prova e ho spruzzato questo spray, ho spalmato col dito sulle lenti e poi le ho pulite per bene, e il risultato è che le lenti non si appannano più. Adesso vedete, io adesso soffio, ma le lenti non si appannano. Vedete? Rimangono limpide. Quindi, per quanti di voi hanno questo problema, potete recarvi in un qualsiasi negozio o Decathlon o negozio di articoli sportivi e comprare l'antiappannante per maschere subacquee. Spruzzatelo sulle lenti, pulitelo con le dita e poi con un panno pulito e vedete che per parecchi giorni le lenti non si appanneranno nonostante abbiate la mascherina. Ora riprovo ancora a soffiare. Adesso proviamo, se lo faccio di proposito, vedete che si appannerà e poi subito si spannerà la lente. Vedete? Niente. Quindi, per quanti sono costretti a lavorare con occhiali e mascherina, oppure anche chi siamo costretti ormai tutti quanti a portare occhiali e mascherina, antiappannamento per maschere subacquee. Non lo vendo io, queste erano delle rimanenze del mio negozio quando vendevo articoli subacquei. Ciao a tutti e spero che questo video vi sia di aiuto. Ciao.